Direttore Piero D'Oronzo, allora io le faccio alcuni nomi, ma anzi no, non glieli faccio perché insomma la metterei in difficoltà. Sicuramente c'è da fare qualcosa in difesa per quanto riguarda il Catanzaro Calcio, visto che è andato via Prestia, che si è accasato alla Virtus Francavilla, insomma un difensore centrale che farà coppia poi con Alex Sirri, credo. Ma credo che ci sia da fare un po' in tutti i reparti. Parlo di priorità, chiaramente. Sì, la priorità è quella, però non è detto che magari non arrivi prima un attaccante o un centrocampista e poi il difensore. E le operazioni che si chiudono sono sempre quelle che si possono chiudere al momento, quindi le priorità sono uguali, non c'è una cosa da fare prima o una cosa da fare dopo. L'importante è fare poi l'organico in modo tale che si mette in condizione l'allenatore di lavorare in maniera efficiente già dai primi giorni di ritiro. Direttore, senza metterla in imbarazzo, cosa volete fare degli attaccanti attualmente a disposizione? Mi riferisco a Gomez, Tavares e Kunz. Ma io per abitudine dico sempre che i giocatori, finché sono nell'organico della società, sono un patrimonio, vanno rispettati e quindi le cose interne le vedremo direttamente poi con i diretti interessati. Sicuramente qualcosa cambieremo, ma dire oggi che Tizio piuttosto che Caio andrà via non è, secondo me, giusto. Sarebbe offensivo nei confronti del tesserato e sarebbe anche controproducente per la società, perché una società che sa che un giocatore in uscita aspetta l'occasione propizia. Noi dobbiamo ragionare da Catanzaro, da società che deve avere la sua giusta importanza e deve essere rispettata. Allora giro la domanda del collega: in che percentuale ritiene la squadra completa alla presentazione del ritiro? Presentazione del ritiro potrebbe essere anche all'80%, dipende da quello che faremo a tamburo battente a partire da domani. Onesco è un calciatore che le interessa, direttore? Potrebbe seguirla? Onesco è un calciatore che porterei sempre dovunque, l'ho portato ad Andria, ma ho il massimo rispetto del presidente Montemurro e della Fidelisandria, della città, e quindi non andrò mai a creare disturbo sia per Onesco sia per altri giocatori. Costruirà un Catanzaro divertente o giudizioso? Prima giudizioso e poi divertente, perché mi hanno insegnato che se diverte gli avversari poi non si divertono i nostri, quindi giudizioso ma che poi faccia appassionare la gente. L'importante è che ci sia gente che sudi la maglia e che venga qui sapendo che questa è una maglia gloriosa, perché questa ora nel rivedere Palanca mi sono ricordato di quando ero piccolo, cioè questa è una società che ha dei trascorsi gloriosi e deve tornare ad essere una società e una squadra importante, facendo i passi un po' alla volta naturalmente. Mai lavorato con Erra, direttore? No, ma io ho lavorato con tanti allenatori, ho avuto la fortuna di conoscerne tanti, alcuni hanno fatto anche una grande carriera, due su tutti Antonio Conte e Giampiero Ventura, quindi io sono uno che si mette sempre a disposizione dell'allenatore e di tutto lo staff della società. Se c'è comunione di intenti io credo che si possano fare delle buone cose. L'ultima cosa, è consapevole, come diceva prima, che è una piazza insomma difficile in quanto una piazza pretenziosa? Ma io credo che se partiamo dal presupposto che i gradini vanno saliti un po' alla volta, noi possiamo. Se pretendiamo tutto subito diventa difficile, ma non per noi. Io credo che per chiunque possa diventare un po' complicato. Poi si può avere tutto anche subito, però l'importante è partire dal presupposto, come diceva Ventura, di chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo arrivare. Tutto qua. Grazie. Prego.